Allora, No, no, ci sono non è diversi possibile problemi, fare così, insomma. Gabriele. Sì, mi allaccio al discorso. No, perché poi per Noi. precisare per chi ci ascolta, non è solo la questione che qui si parla di contraffazione di marchi e grifati, perché forse è solo No, quello. no, Il problema è no, no. tutta la giacca che magari il consigliere compra, l'abito che compro io che non hai nessun tipo di grifo, insomma, posso Perché può immaginare. far di male se magari poi Esatto, che io penso ci che sono sia malattie. made in Italy perché sono convinto che sia in tutta buona fede Quella è perché lo contraffazione. pago X euro e invece magari scopro che è un abito contraffatto, che magari mi fa anche male alla salute o che fa fomentare tutto un mercato di un certo tipo. Ed è quello che in buona fede, cioè francamente a me della grifa non mi interessa proprio niente, mi interessa una cosa che mi possa piacere, che possa essere gradevole, ma io non so cosa ci sta dietro e così tanti cittadini. Immagino che se costa 5 euro, vabbè, c'è dietro qualcosa, ma quando sei sulle cifre più o meno dici, Quello è vabbè, guai. dovrebbe essere a posto, Certo. e invece scopri, perché poi ho scoperto, che non è vero niente, che ci ha avuto un ricarico pazzesco da parte del rivenditore finale o della filiera distributiva e tu l'hai pagato tanto, ma in realtà è un pezzaccio che poco vale e tu non sei esperto in filati, infilati anzi, come non lo sai, prego, Sì, non volevo portarle via la parola. innanzitutto io mi chiedo perché non si voglia intervenire laddove si sa che c'è questa distribuzione di prodotto. Ci Ovvero? sono delle grandi distribuzioni dove di etichettatura corretta, che rispetta le norme e le leggi, non ce Neanche n'è neanche uno. una, ci sono dentro magari qualche migliaia, centinaia di migliaia di capi. Lì si dovrebbe intervenire. Perché non si interviene? Perché voi che siete i Bella. vertici del sistema. Bella domanda, perché non si interviene? C'è qualcuno che decide quando e dove e come si deve intervenire? Insomma, non Certamente vedo non neanche siamo noi che interviene, dobbiamo insomma, dai. decidere come e Ma quando chi è la intervenire. magistratura? Chi è Ma certo che sono la Avete magistratura, mai forza dell'ordine. sollecitato Sì, abbiamo sollecitato, determinati incontri? interventi sono stati fatti anche non molto lontano da qua, però poi il fenomeno si ripete, continua, le aziende sono sempre aperte, la distribuzione anche, quindi prima ancora che si intervenga, diciamo, nella distribuzione, chiamiamola così al dettaglio, cioè l'extracomunitario che va a vendere, diciamo, noi arriviamo praticamente a colpire, se vogliamo, alla fonte della cosa, ma probabilmente ci sono dei freni inibitori che fanno sì che questo non avvenga. Ecco, poi mi volevo ricollegare all'intervento che faceva il Presidente Bottoli, Sì, perché avete è un tirato fuori problema alcuni che. aspetti Ecco, per quelli che carini. sono gli aspetti della distribuzione con fortissimi rincari. Io credo che prima di tutto sia immorale arrivare a determinati rincari, ma il problema non è tanto sul rincaro, quanto sul fatto che questi signori industriali dovrebbero pagare le tasse su questa transazione che vanno a fare di quel prodotto che viene fabbricato nel paese X e rivenduto in Italia. Se fosse un ponte diretto pagherebbero le tasse e lì finirebbe il problema. Ovvero finirebbe con una ricarica se fosse corretta. Noi, mi consenta, cerchiamo di combatterlo questo fenomeno in tutti i modi. Perché? Perché alla fine crea turbativa sul mercato, sul consumatore. Noi ci troviamo ad acquistare dall'industria un capo che vale 100, lo rivendiamo al prezzo imposto dall'industria. Ci troviamo la stessa industria che poi me lo rivende in internet a prezzi magari inferiori a quello che l'ha venduto a Qui me. apriamo il capitolo Per internet. X motivi. Per X motivi. Per cui, o poi salgo vederlo L'uomo distribuito in un zero. outlet, oppure in un negozio, diciamo, della catena industriale che distribuisce ancora, in concorrenza strana. Ecco, questo qua è un discorso che non ci va bene. Oppure lo vediamo distribuito nei temporari. È una questione semplicemente Ma questa morale. non la capiscono neanche i consumatori, Ma sta cosa qua. nessun Non freno inibitore, so. diciamo, a quella che è una concorrenza di mercato libera. Certo. Per l'amore di Dio, qui hai ragione, però credo che un'etica morale sul L'importante è che commercio prendono ci debba essere. tutto il percorso sia alla luce del sole Chiaro. legale. Le tasse dove le pagano? Se producono all'estero le pagheranno in quel paese lì. Dove hanno la ragione sociale? Io non lo so, ma penso che abbiano la ragione sociale, l'abbiano in Liechtenstein, l'abbiano in Lussemburgo. Se lo fanno secondo le norme di legge o cambiamo la legge o glielo lasciamo fare. Ma Tu che lo Presidente, vendi nel scusami, ma negozio, non commerciante che va arriva. nel negozio, pagherà le tasse sulla sua ricarica. Cioè, se Assolutamente tutto, cioè, giusto. l'importante è che sia seguita la legalità. Poi, se dobbiamo cambiare le norme e le leggi perché non ci stanno bene, sono io il primo a dire che ci sono delle cose che non vanno bene, ma l'importante è che sia seguita la legalità per quella che c'è. Come
Quindi certo. Il discorso momento, del prezzo alto, il prezzo alto non è in assoluto una colpa di nessuno, il certo. Prezzo alto è se a fronte di un prezzo alto ci sono anche dei comportamenti scorretti e la tracciabilità ci dà le armi per far sì che conoscere se i comportamenti sono corretti. Quindi non è l'assoluto del prezzo alto, è come è ottenuto e in che modo. Cioè noi non andiamo a prenderci la comarchionne perché ha trasferito la sede sociale. No. Dentro di noi ci dà fastidio, ma se lo può fare, segue la legge, è legale. Ce la prenderemo se pensiamo che la Fiat ha preso i soldi per gli anni dei contribuenti e poi se n'è andata. Ma allora quello è un discorso di etica e di morale. E non possiamo discutere su questo. Ma non può essere uno strumento che l'industria si prende per fare una concorrenza sleale ai suoi distributori. Questo che volevo dire. Sleale. Ma quello è un problema normativo. Io sono fornitore, quindi sono sempre contro le grandi griff, nel senso di dire che dà fastidio anche a me che mi speculino la lira sul mio tessuto vedendo poi il prezzo a cui vanno a vendere. Ma diciamo che nei limiti della concorrenza, finché la concorrenza gli permette di tirarmi il collo, diciamo la parola, sono libero di farlo. Semmai mi oppongo nel momento in cui non hanno la vedutezza di capire che quando hanno fatto morire la filiera veneta o la filiera italiana, in quel momento lì patiranno anche loro, quindi la battaglia che abbiamo fatto in tante sedi non è nel fatto di dire perché hanno delocalizzato, quanto hanno delocalizzato, c'è la libera scelta. Nel momento in cui queste griff, per certo verso, non si rendono conto che hanno portato la filiera all'ultimo stadio e rischiano di perdere dei fornitori indispensabili, necessari per la ricerca, per la creatività, per sostenere la vera essenza del Made in Italy. Concedetemi ancora un minuto, ma siamo partiti da Made in Italy. Made in Italy, qualcuno vorrebbe tradurlo in cultura, in saperi, cose etere, che mi stanno benissimo perché siamo figli del Rinascimento, siamo figli del buon vivere, della cucina, dei paesaggi. Ma il Made in Italy è figlio del saper fare insieme a tutte queste cose, perché Michelangelo, Leonardo, i nostri rinascimentali erano artigiani, usavano le mani, spaccavano la pietra, trasportavano il masso, costruivano l'impalcatura e facevano il Mosè e facevano la Cappella Sistina. Quindi erano degli artigiani. Quindi Made in Italy raggruppa questi valori. Invece vogliamo lasciare solo la pittura finale, perdiamo quello che è nell'immaginario del mondo il Made in Italy, quindi, che è fatto di immagine e di prodotto. Quindi per lei, se ho capito bene, la tracciabilità significa definire il Made in Italy. Definire Made in Italy che è fatto di tutti questi valori eterei, importantissimi, ma anche di una produzione. Posso fare una considerazione più che una domanda? Perché io mi sono domandato come mai a tutt'oggi non riusciamo a dare un Made in Italy ai nostri prodotti? Io mi sono domandato anche. Come mai non riusciamo? E io mi sono dato anche qualche risposta, che secondo me vanno divise le cose, e cioè tra imprenditori che producono in Italia, magari prendono la materia prima altrove perché siamo carenti di materia prima, comunque che producono, che confezionano qui, e produttori che lavorano all'estero e che fanno grandi quantitativi, che solo se venissero tracciati, a mio avviso, magari sbaglio, verrebbero penalizzati per quanto riguarda il Made in Italy dei loro prodotti. Ecco perché io, ma questa è una mia considerazione. Sentiamo, cioè, se voglio dire, chi produce all'estero, se gli metto marche prodotto in Tunisia, materia prima, Egitto e quant'altro, potrebbe essere, e secondo me questi fanno lobby per non avere il Made in Italy. Secondo, è una mia idea. Voglio rubare la parola a lui, ma poi. Qui diciamo è l'argomento nostro specifico. Certo. Allora, ci sono delle fasi di prodotto in cui la delocalizzazione è pressoché indispensabile. Con i costi del lavoro, della tassazione, delle normative italiane, certi prodotti era impossibile produrre in Italia. Per cui c'è stata una prima fase di delocalizzazione che dispiaceva vederla, ma era necessaria. Dà un po' più fastidio un eccesso di delocalizzazione in prodotti in cui c'è un valore aggiunto che potrebbe permettere anche di rispettare la filiera. E quindi questa ha dato fastidio e continua a dar fastidio. Purtroppo c'è stata, difficilmente si tornerà indietro, anche se qualcuno dice torniamo indietro. Quando torna indietro magari non trovano più neanche le aziende che sono in grado di farlo, certo. Ma ci sarebbe un minimo di ritorno. Comunque c'è già stata. A questo punto il nostro sforzo è di renderci conto di salvaguardare quello che c'è ancora. C'è, quindi non vogliamo fare i panda tenuti dandogli il fiocchettino e il bambù per tenerli in vita, dobbiamo creare una condizione tale che chi ancora produce in Italia, quei 5.000 aziende e 50.000 ci restino, e questo è consapevolezza di cosa significa produrre in Italia, l'accettare dei costi leggermente superiori, quindi, ma che non sono quelli che producono all'estero, lei non li considera Made in Italy, questo sta dicendo. Non dovrebbero essere. Io vorrei dire tre cose
proprio interloquendo con le cose molto interessanti che lei diceva. Primo, il Made in Italy non è solo cultura, turismo e arte. Lei ha perfettamente ragione, perché anche nella nostra storia c'è una storia di grande rilievo nella manifattura e noi dobbiamo salvaguardarla. Quindi lei ha ragione, secondo me, e bisogna sottovalutarlo. Se dipingiamo l'Italia come il paese dei supermercati, dei musei e dell'arte, facciamo un'operazione che è dannosa al nostro paese. Secondo tema che volevo dire, guardate che sulla delocalizzazione sta succedendo una cosa di grandissimo interesse. Una ricerca dell'università ha dimostrato che noi siamo il secondo paese al mondo dopo gli Stati Uniti in cui le imprese stanno rientrando. 100 di 500 imprese intervistate nel nostro paese stanno ritornando. Ma questa è una buona notizia. Vi posso dire che la Regione Veneto, la commissione della quale io sono vicepresidente, ma non per merito mio assolutamente, ma sta lavorando su 3 progetti di legge, se riusciamo ad unificarli, per stabilire quali possono essere gli incentivi che la Regione dà alle imprese per impedire la delocalizzazione o per favorire il rientro delle imprese. Questo è un fatto concreto. Perché... Quindi non perché noi avevamo il consigliere Marotta che era venuto qua, che si parlava di sanzioni. Uno dei proponenti era lui. Ma non di sanzioni per chi esce, quindi. No, allora il problema delle sanzioni è legato al fatto che tu... anche di sanzioni. Sì, però il problema delle sanzioni è capire se la Regione non può emettere sanzioni, stanno nella legislazione nazionale. Però tu puoi chiedere a livello nazionale che chi ha goduto di benefici, per esempio, per impiantare un'attività, se la delocalizza, li restituisca in tutto o in parte. Puoi intervenire per disincentivare la disinvoltura con la quale alcuni prendono i soldi qua e poi se ne vanno all'estero. Ma quello che mi interessa è un fatto politico prima ancora che tecnico-legislativo, e anche culturale. Cioè, molte imprese si sono accorte dopo la prima fase, in cui ha ragione, lui dice tutti portavano tutto all'estero. Allora, per certi prodotti si può fare, perché il costo del lavoro è talmente basso, ma ci sono due aspetti. Intanto all'estero non sono mica dei cretini, cominciano ad avere contrattazione, costi in India, in Cina, certo. Ci sono dei prezzi da aggiornare del 20% all'anno sui salari. Quindi chi è arrivato là, quel paese del Bengodi, comincia a capire che non è proprio Bengodi. Poi c'è un altro aspetto fondamentale, che la qualità è fatta da un insieme di relazioni, non è solo l'intervento, l'intrinsecità del prodotto, è fatta dai fornitori, e quindi tu quello non ce l'hai. Quando il costo era vantaggiosissimo potevi stare, adesso qualcuno comincia a fare dei conti e capisce che è meglio produrre qua, magari a un prezzo leggermente superiore, ma a valutare il prodotto. Sì. Ultima cosa, mi permetta... Su questo le do un assist, perché di recente una famosa valigeria locale ha portato dalla Romania, nel carcere di Padova dentro, ha portato l'assemblaggio all'interno, perché aveva degli scarti ce l'ho molto presente, perché mi sono occupato nella mia vita precedente per tanti anni anche di sindacato, e ho visto imprese che poi sono ritornate disperate, perché la qualità che loro riscontravano nel rientro in Italia era talmente bassa che erano, cioè, a questo punto hanno detto tanto vale che lavoriamo qua, sì, tanto vale. Una nota ditta di biciclette, ecco, l'ultima cosa che voglio dire è, per introdurre, forse non so se voleva arrivare la conduttrice a questo aspetto, è il tema del lavoro. Prima sì. È stato sfiorato da lei e ha molta ragione. Io penso che noi dobbiamo insistere su questo tema, perché c'è una questione che riguarda la tutela del nostro lavoro, dei nostri lavoratori. Una delle cose che può fare la politica, si collega alla cultura di Antonio, sì, ma una delle cose che può fare la politica, per esempio, e qua ha ragione lui, a livello internazionale, è pretendere che ci sia rispetto delle clausole sociali. Le clausole sociali vuol dire che venga rispettata la legislazione internazionale sul lavoro delle donne e dei minori, perché in alcuni casi alcune aziende notissime hanno dovuto pagare delle penali altissime perché producevano palloni, tanto per non far nomi, con condizioni di schiavitù per questi penali. Bambini che li cucivano. Allora noi, anche quando dico che bisogna proteggere l'imprenditore e mettere tutti nella condizione di fare le gare con le stesse scarpette di ginnastica e con la stessa metratura della corsa, dico che, per esempio, anche se allarghiamo un attimo il campo, se io accetto che a concorrere sia uno che mi fa dei prezzi che sono visibilmente sotto i minimi contrattuali, è chiaro che questo evade la legge. Allora io devo mettere in condizione quelli che competono di rispettare le norme sulla sicurezza, sulla qualità del prodotto. Allora l'imprenditore più bravo sarà quello che col suo ingegno riesce a produrre il miglior valore aggiunto e a proporre un prezzo che vale la pena di acquistare. Ma se io metto l'imprenditore onesto
a concorrere con qualcuno che riesce a fissare un prezzo che è palesemente sotto le norme contrattuali o in violazione delle norme di legge, alla fine uno, come si dice in dialetto, slarga i brassi e dice cosa vuoi che faccia? E o chiude o si assoggetta a questi sistemi o, come penso io, resiste e invoca che la politica e tutta la comunità faccia la sua parte. Però devo dire che non è facile passare per cretino perché non infrangi la legge, vero? Perché oggi chi rispetta la legge è cretino, è furbo, è furbo quell'altro. Se diceva bene prima, e io le ho fatto i complimenti e glieli rifaccio volentieri, bisogna parlare dando i nomi alle persone. Questi sono delinquenti, perché se noi difendiamo le persone corrette, allora si crea lavoro, si crea occupazione. Anche il lavoratore, per primo, io lo so, è attaccato all'impresa se vede che le cose funzionano, ma se vede che le robe vanno tanto così a spanne, allora a quel punto anche l'attaccamento alla ragione dell'impresa, addio. Siamo noi i primi tutori dei nostri dipendenti. Sì. Non è la legge, noi siamo i tutori, i nostri dipendenti. Insomma, guardi, perché il nostro investimento sono i dipendenti, Presidente, non le macchine. Ci sono delle novità sindacali che si chiamano contratti di fidelizzazione. Possiamo parlare dei sindacati, no, perché io ho un'opinione tutta mia, un tasto ancora molto duro. Devono capire che l'articolo 18 siamo noi che tuteliamo i dipendenti, guardi, e loro stanno difendendo chi non lavora. Dovrebbero difendere chi lavora. Se vuoi di questo, io sto qua fino a notte e trattate. Parliamo, però voglio solo dirle una cosa: i contratti di fidelizzazione sono una novità importante. Cioè, l'imprenditore che cerca di fidelizzare il lavoratore per non farselo strappare da un'altra impresa perché ci ha investito. Allora, se il sistema diventa virtuoso, anche le relazioni diventano virtuose. Se il sistema non è virtuoso, allora l'affidamento anche tra le parti è un affidamento a io penso che tu mi imbrogli, io ti imbroglio. Questo è il problema del nostro paese. Io sono un po' confuso perché, da un lato, sento i prezzi non devono essere eccessivamente alti. Lei dice non deve essere necessariamente bassi. E com'è la, dov'è la verità? No, sono cose diverse. Mi permetta, io non ho detto che devono essere eccessivamente troppo bassi. Alto, l'altro troppo ho bassi. Detto che no. Se uno, lei vede, se lei compra, io ho una macchina tedesca, ho una lavatrice tedesca, so che quando vado a comprare una lavatrice spendo di più, però so che con questa lavatrice io non ho problemi. Sarà una ragione, no? Allora, io dico che se compro una maglia o una scarpa di qualità, pensiamo ad un prodotto della moda, la scarpa, per dire, no? Come fa una scarpa a costare 20 euro? Vuol dire che c'è un valore intrinseco inesistente, perché non costano, non dico le stringhe, ma neanche un pezzo di cuoio che c'è sopra. Addirittura 3 euro. Ma allora, vede che il problema è sempre della cultura. Molta gente compra le scarpe, io vorrei vedere quanta gente guarda dentro se sono cucite o incollate. Poi la prima pozzanghera dove va dentro scopre che la suola va per conto suo. Allora, il prezzo non può essere eccessivamente basso. Però è anche, certo, ma dicevano la stessa cosa tutte e due, sai? Sì, certo. Però anche uno dire la stessa cosa. L'intervento di Antonic, che finora è stato un po' silenzioso ma molto guardingo, rifacendomi a questo che giustamente diceva il consigliere, è vero anche che molte volte noti griff oppure prodotti molto molto cari scopri che sono ricoperti invece che di pelle di una velina, non voglio far nomi perché mi è successo proprio di una velina di pelle, oppure le scarpe costosissime sono incollate, ti sono un po' subito, e quindi resti deluso. Cioè, quindi il prezzo non è indicatore, purtroppo, certo che no, di qualità. Certo che no, allora, bisogna guardarci dentro. Che responsabilità hanno, visto che lei rappresenta Confcommercio, anche il distributore finale, il venditore, la categoria che si sente colpita, però dico, come consumatore ha una responsabilità, perché ci vorrà fare consapevolezza, così anche il... E dopo la parola dalla Rigobon. Innanzitutto va detto che i negozi al dettaglio comunque hanno l'obbligo di curare moltissimo proprio il servizio, quello che noi chiamiamo il servizio di consulenza. Se vogliono tenerselo il cliente. Esatto, quindi allora non per accusare la grande distribuzione, ma il consumismo, la grande distribuzione ci hanno abituato ormai a consumare, che è una cosa diversa da acquistare e soprattutto da farsi consigliare. Perdiamo molto più tempo sicuramente quando Certamente. Si va in un negozio di vicinato piuttosto che in un centro storico e quant'altro, però è anche vero che abbiamo molta più soddisfazione, siamo molto più seguiti e soprattutto c'è la possibilità di essere adeguatamente informati, quindi questa è la prima cosa che mi sento di dire. Per quanto riguarda se c'è poi onestà da parte il recupero, se c'è, beh, ma su questo a me piace ricordare che solo un anno fa, ma adesso la ripeteremo il prossimo 26 novembre, c'è stata una giornata della legalità fatta con le forze dell'ordine, con il Ministero dell'Interno, e l'altro anno era stata dedicata proprio alla lotta alla contraffazione e all'abusivismo. Quest'anno ovviamente ritorneremo sul tema, ma l'andamento del crimine, ma magari ne parleremo in altra puntata.
E quello che volevo dire io è che il recupero della qualità, e qui l'assist me l'ha dato proprio il consigliere Fasoli, se è vero che le imprese, come è vero, stanno rientrando in Italia, credo che questo sia un momento importante per cui possiamo veramente metterci attorno ad un tavolo con le nostre istituzioni, in particolar modo con la Regione, e tra tutte le associazioni di categoria, per rivedere finalmente quella che è la filiera. Perché la qualità la costruiremo, certo, rinnovando la filiera. Direi proprio un nuovo contratto di filiera che va al di là delle reti di impresa, eccetera. Qui è proprio una filosofia di vita aziendale e da questo punto di vista credo che non il consumatore, non il cliente, ma il cittadino ci viene dietro. E devo dire che anche l'Unione Europea ci sta venendo dietro. Perché dopo aver fatto mea libera tutti, le liberalizzazioni hanno qualche colpa in questo senso, se vuoi in diretta, ma ce l'hanno, finalmente anche l'Unione Europea sta cominciando a riflettere, grazie proprio sia ai consumatori, ma anche alle associazioni di categoria che sono dimostrate più responsabili, che occorre ad esempio preservare tutta quella filiera, quella parte finale della filiera, che è il negozio di vicinato, che è il negozio di città, perché lì sta la cultura dell'acquisto. Guardi, la legge regionale, voi lo sapete, va in quella direzione lì, cioè di riportare dentro la città il negozio. Perché noi con quella storia dei supermercati, non solo abbiamo degli ipermercati, dei centri commerciali, abbiamo consumato tutto il suolo consumabile e adesso ci troviamo nella condizione che già anticipati dall'estero, questo fenomeno sta rientrando nei centri storici. Primo perché la persona anziana non ci va da solo e tutti hanno il tempo di accompagnare. Poi perché è una questione di qualità della vita sociale. Riportare il negozio nei quartieri. Ma guardi che anche l'intendimento della legge regionale che abbiamo fatto nel 2012 va in quella direzione lì. Poi quanto venga applicata, purtroppo ancora non a sufficienza, ma l'idea di fondo è quella lì, va smantellata l'idea della cattedrale del consumo che sostituisce il centro storico. Io l'ho vista negli Stati Uniti, l'ho vista in Francia, la gente non era nei paesi o nel centro della città, era al grande centro dove c'era il cinema, dove c'era il supermercato, dove c'era... C'è il comune di San Donà che... Ma questo è disastroso dal punto di vista anche della qualità della vita sociale. Questo ha senso in una città di 3 milioni di abitanti. Non ce l'ho per gli ipermercati, ma la devastazione di questo come modello unico del consumo è devastante dal punto di vista culturale. Deve esserci una pluralità di tasti da muovere. Ha ragione, su questo possiamo... Assolutamente. No, infatti questo vorrei che arrivaste anche ad un accordo in questo senso. Pochi secondi di pubblicità, poi della parola al presidente Enrico Bon. Pubblicità.